Una calda giornata estiva in città ci suggerisce un esodo verso la fresca Alta Valsusa, raggiungendo la vicina Sauze Dulce. Nota per il turismo invernale, anche durante la stagione estiva sa offrire attività sportive e occasioni per il relax e le attività all'aria aperta. Vediamo molti turisti noleggiare biciclette. Chiediamo ad un negoziante qualche informazione. Iniziamo dicendo che sicuramente il prodotto bike è in espansione decisamente importante. Un aiuto è stato dato dalle biciclette a pedalata assistita, che ovviamente hanno avuto un'evoluzione molto importante negli ultimi anni e effettivamente hanno attirato un sacco di gente all'utilizzo delle biciclette anche in zone montane, dove oggettivamente la preparazione atletica fa la sua parte. Ma non solo, comunque affittiamo biciclette di tutti i generi per le famiglie, biciclette per bambini, di quelle tradizionali, front o full, e anche biciclette per il bike park, quindi quelle un po' dedicate al mondo gravity, quindi freeride, enduro e downhill, che è sempre una realtà abbastanza importante, visto che il nostro bike park è ben conosciuto. A Juvenceau, paesino appena sotto Sauze, prendiamo la seggiovia, aperta anche in estate e molto utilizzata dagli appassionati di downhill. In circa 15 minuti raggiungiamo Sportinia, centro attrezzato con strutture ricettive e di accoglienza. La cucina di Sauze Dulce è quella tipica delle località di montagna, sostanziosa e rinfrancante. Chiediamo ad alcuni ristoratori cosa si può mangiare in alta quota. I nostri clienti vengono qua in montagna per assaporare le nostre polente, le nostre grigliate e i nostri dolci. Beh, i turisti in queste zone possono incontrare piatti che sono la tradizione montana, quindi i formaggi per i numerosi alpeggi che ci sono nelle nostre aree, la cacciagione, quindi selvaggina, per la lunga tradizione di cacciatori che ci sono qui nelle nostre valli, quindi cervo, cinghiale, capriolo. Da Sportinia raggiungiamo il Lago Nero in circa mezz'ora. Qui lo spettacolo della natura ci regala un panorama fantastico. Arrivare all'Alpe Laune è un po' più faticoso, ma vale veramente la pena ammirare questo angolo di paradiso.